pentola mettiamo l'acqua, l'olio extravergine di oliva oppure l'olio di semi o anche il burro, un pizzico di sale e portiamo a bollore. Non appena l'acqua inizia a bollire, aggiungiamo la farina tutta insieme e mescoliamo. Mescoliamo fino a quando sulla base della pentola si formerà una patina. A questo punto spegniamo e mettiamo il composto in una ciotola per farlo raffreddare. Allarghiamo il composto per farlo raffreddare. Aggiungiamo le uova una alla volta. Mi raccomando, mai aggiungere il secondo uovo prima che l'uovo che abbiamo messo non sia stato assorbito. Aggiungiamo il secondo uovo. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Ora trasferiamo il nostro composto in una sac à poche. E andiamo a formare le nostre zeppole. Formiamo le nostre zeppole. Scegliete voi dimensione e se fare un giro o due giri. Io ne faccio qualcuna da un giro e qualcuna da due giri. E adesso inforniamo i primi 10 minuti a 200 gradi e poi a 180 gradi sempre forno statico fino a cottura. Le nostre zeppole sono pronte. Queste sono quelle a un giro e queste sono quelle a due giri. Ora tagliamo e andiamo a farcire. Vedete come sono belle asciutte? Aggiungiamo la crema . Chiudiamo e mettiamo una marina. Le nostre zeppole sono pronte. E gnam! Alla prossima videoricetta. Ciao!